molto fresco, molto buono. Molto buono. Oggi versione gourmet anche dal punto di vista del vestiario. Sotto in realtà ho la tuta e le scarpe da ginnastica. Prima addirittura avevo le ciabatte, poi ho detto vabbè, cerchiamo di non essere troppo domestici. E comunque gourmet perché? Perché facciamo un piatto straordinario. Innanzitutto tranquilli, perché seppur sia bello è veramente facile da fare ed è un tripudio di contrasti, di sensazioni quando lo mangiate. Cioè in realtà vi fa già eccitare anche solo mangiandolo. Quindi voglio dire, quale piatto migliore per una cena per San Valentino, per un anniversario, una cena comunque romantica. In realtà però andrà benissimo anche per una cena tra amici, quando siete da soli, perché questo risotto poi è strabuono. Cioè non è che fa attivare solo gli ormoni. Concentriamoci sulla ricetta e andiamo proprio a bomba, perché è una bomba afrodisiaca, come abbiamo detto. In questa ricetta naturalmente tantissimi ingredienti afrodisiaci: peperoncino, il vino, i crostacei, e ci sono tutti e tre. Questo risotto è pazzesco perché alcune preparazioni le potete fare prima e invece quando sarà ora di farlo, insomma, dovrete semplicemente cucinare il riso, che è veramente una sciocchezza, e nel frattempo potete sorseggiare del vinello. Cioè insomma si può creare veramente un ambiente molto piacevole. Molto. Partiamo dai crostacei. In questo caso ho scelto gli scampi, ma andrebbero benissimo anche i gamberi. Puliamo gli scampi, quindi con una forbice rompiamo proprio il guscio che riveste la coda, e servirà ovviamente questo passaggio per tenere da parte la polpa, mentre tutto il resto insomma lo terremo per la bisque, che è questo brodo concentrato molto saporito. È molto molto buono, soprattutto se siete vegetariani o vegani. Come alternativa fate una salsa di pomodoro leggermente piccante, magari ci aggiungete il sedano nel soffritto, che così il vostro sugo di pomodoro sarà altamente afrodisiaco, cioè top, adoro. Mi raccomando, l'intestino rimuovetelo dalla polpa perché risulta marognolo, insomma non è piacevole, e tartarizziamo questa polpa e la teniamo da parte, la mettiamo anche in frigorifero, ok? Dobbiamo togliere gli occhi però dagli scampi o dai gamberi, perché risultano anche questi piuttosto amari. Mettiamo i carapaci in una padella con un filo d'olio e aggiungiamo le verdure, quindi carota, sedano e cipolla. Facciamo rosolare per un po' di tempo e poi aggiungiamo l'acqua. Deve essere fredda, mi raccomando, per avere un infuso pazzesco, per avere proprio una bisque super saporita. Dobbiamo fare cucinare tutto questo per circa 40 minuti, fino a che il nostro fondo, la nostra bisque, risulta piuttosto saporita e concentrata. Passato questo tempo la filtriamo, aggiungiamo adesso il concentrato di pomodoro che la renderà più rossa, più vivace, più bella, e poi mi raccomando il tabasco, perché gli darà la vena calda, volendo anche il peperoncino se preferite. Se ci va, frulliamola per avere proprio una bisque super setosa. Se notaste, come nel mio caso, che risulta comunque concentrata ma ancora troppo liquida, fate questo passaggio: prendete la bisque, la versate in un padellino e poi quando comincia a bollire aggiungete una sorta di miscela fatta con un cucchiaino di maizena e 4 cucchiaini di acqua. Voi questa miscela la aggiungete man mano, perché ovviamente più ne mettete più la salsa risulterà densa, quindi cauti mi raccomando, perché non deve essere neanche troppo troppo densa. Guardate la consistenza perfetta come deve essere, vi metto qua la clip, e poi cari miei potete tenerla da parte. Come vedete sono ancora in tuta, no? Sono ancora messo male, non sono ancora cambiato, a parte che in questo video non mi cambio, però facciamo finta che dobbiamo organizzarci per la cena. Quindi ancora tutati, fate marinare gli scampi con poco sale, succo di lime, più esotico, più buono, olio extravergine, mescolate, tenete da parte. Praticamente fatto tutto, perché abbiamo la nostra bisque, abbiamo la nostra tartare di scampi che marina. Noi possiamo cambiarci, sì, vi mettete a posto, vi profumate, fate tutte le vostre cose e poi potete anche, insomma, in compagnia, diciamo così, preparare il vostro risotto. Quindi prendete una padella, versate il riso in questa padella, in questa pentola, anzi sarebbe meglio, perché il risotto deve essere in una pentola più che padella, deve avere i bordi un po' alti. Cominciate a farlo tostare con un pizzico di sale. Io come riso ho scelto il vialone nano, va benissimo anche il carnaroli. Mi raccomando, scegliete queste due varietà che sono le top, che così fate anche bella figura. Poi sfumate con il vino, champagne, un Franciacorta, un Trento d'Oc, insomma una bollicina possibile, magari che state già sorseggiando, insomma, e portate a cottura il riso, come si fa, con dell'acqua calda oppure del brodo vegetale se preferite. Mi raccomando, salatelo, è delicato comunque, però insomma deve risultare un po' saporito, quindi metteteci quel pizzico di sale in più se serve. Lo profumate con della scorza di lime, mamma mia pazzia, cioè buonissimo, fresco, cioè gli dà proprio quel brio
brivido, capite? La parte più piccante, più calda, è la parte fresca, brividosa. Il lime lo mettete quando mancano 3-4 minuti al termine della cottura. Mi raccomando, il risotto ha bisogno di cura, stateci dietro, mescolatelo, magari scambiatevi i ruoli, nel senso qualcuno mescola, qualcuno fa altro, insomma fate così, organizzatevi come credete, sappiate che comunque in questa fase il risotto non deve essere abbandonato. E poi quando insomma è cotto, aspettate un minuto, aggiungete del burro ghiacciato e cominciate a mantecarlo per avere una cremosità pazzesca. Ricordo questo, che lo dico sempre quando faccio i risotti: il vialone nano vi assicura una cremosità superiore rispetto al carnaroli, e su Instagram troverete un video, se vi serve, per ottenere una cremosità maggiore se nei risotti, come in questo caso, non ci mettete il formaggio. La trovate come cubo della salvezza, altrimenti ve lo lascio qua nelle stories di YouTube, oppure ve lo, oddio la rosa l'ho rotta, oppure lo metto nel blog, anche nei consigli del blog, ok? Facciamo tutte queste, cioè io voglio proprio che voi facciate bella figura con questo risotto al 100%, ok? Versate il riso nel piatto, lo battete un po' per avere proprio un risultato bello fino, ancora un po' di scorza di lime, ovviamente la schizzata di bisque, le schizzate di bisque che appunto gli daranno questi contrasti caldi, e poi ci mettete delle quenelle, oppure anche dei, insomma la potete mettere anche sparsa, questa polpa di scampo marinata al di sopra. Se preferite, anche perché magari il vostro scampo sapete che non è freschissimissimissimo, non è stato abbattuto altrimenti, oppure non vi piace, potete anche leggermente saltarlo in padella a fiamma altissima, ma per tipo 30 secondi, mi raccomando, non di più, altrimenti risulta asciutto. Il vostro risotto è pronto, io spero un botto che questa ricetta vi sia piaciuta, ve l'ho detto, contrasti, un bellissimo gioco, insomma, sentire queste belle sensazioni quando si mangia un qualcosa e poi insomma vi prepara psicologicamente ad altro. Ci vediamo naturalmente molto presto con un nuovo video. Se fate questa ricetta e siete in coppia, vabbè, insomma non voglio farvi distrarre, altrimenti se vi va taggatemi su Instagram o su Facebook, che a me fa un botto piacere, e su Instagram appunto, come vi ho detto, trovate altre idee, altre cose, altre ricette che invece qua su YouTube non pubblico perché sono quelle veloci. Vi lascio qua altri due video se non li avete ancora visti, iscrivetevi al canale e attivando la campanella delle notifiche rimanete sempre aggiornati sui nuovi video. Invece qua sotto trovate il collegamento per andare sul blog e vedere la ricetta scritta. Grazie di cuore raga per essere stati qua, buona fortuna con questo risotto, ci vediamo molto presto, ciao. Che freddino, sento i brividi del lime.